Allora, noi riteniamo che un Ateneo pubblico per questa attività di servizio ci debba essere semplicemente una motivazione di carattere intrinseco, cioè uno si mette a disposizione dell'Ateneo per fare le cose che gli piacciono e dà il contributo e offrire il contributo che può generare. Io stessa per anni ho coordinato il nucleo di valutazione, il comitato pari opportunità, nucleo di valutazione con dei gettoni di presenza che non sono stati certo la misura del tempo speso per quanto riguarda il comitato opportunità, remunerazione pari a zero, ma comunque ho avuto piacere e interesse di fare queste cose. In assenza di questa motivazione intrinseca, vedo scarsamente utile la incentivazione o monetaria o di altra natura. Forse la proposta di eleggere o nominare questi incarichi sulla base di richieste dei singoli invece che in seguito ad un'investitura del rettore o dei presidi o dei dipartimenti potrebbe creare le condizioni per avere persone che hanno voglia di fare, a prescindere dalla carota che gli si può prospettare. Per quanto riguarda le indennità legate a queste cariche istituzionali, noi riteniamo che per dare seguito a questa nostra posizione di metterci a disposizione dell'Ateneo, che la remunerazione debba essere vista come un fatto accessorio, per cui non siamo solo dell'idea che queste indennità vadano ridotte per gli altri. Ma prima ed innanzitutto rettore e prorettore dovrebbero fare un'attenta valutazione di quella che è l'entità delle indennità che si ricevono. Con Alberto quindi abbiamo deciso di prenderci l'impegno di dimezzare la nostra indennità di carica per creare un fondo che potrà essere destinato a remunerare la didattica di base, le mitiche 40 ore, per Benissimo. integrare questo compenso, ovviamente, di quei ricercatori che dimostrano di essere produttivi. Grazie.